Debito. Noi non abbiamo la percezione di cos'è il debito. Nel video di oggi analizziamo che cosa significa risparmiare e che cosa significa il risparmio all'interno di un'economia monetaria, cioè un'economia dove si usa il denaro e si utilizzano strumenti finanziari. A differenza infatti del risparmiare acquisendo dei beni reali, all'interno di un'economia monetaria un risparmio di tipo finanziario, cioè quindi fatto da strumenti finanziari, implica necessariamente una relazione fra due soggetti. Per meglio dire, indica che c'è bisogno, affinché ci sia un soggetto che risparmia, che quindi ha un credito, un altro soggetto che si indebiti, che quindi abbia un debito. Questa frase può essere ben esemplificata dal fatto che all'interno di un'economia monetaria ogni debito equivale necessariamente a un credito, o detto in altri termini, a ogni attività equivale necessariamente una passività. E adesso, nello specifico, andiamo a vedere proprio per quanto riguarda l'Italia, nell'anno 2014, l'ultimo per cui i dati sono disponibili, come sono composte tutte le attività e tutte le passività all'interno dell'economia italiana e nel rapporto fra l'Italia e il resto del mondo. Come si vede in questo grafico, l'ammontare totale delle attività e delle passività dell'Italia è perfettamente identico. Partendo dal basso verso l'alto possiamo vedere per esempio che le società finanziarie hanno molte più passività rispetto ad attività. La cosa interessante da notare è che invece famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, cioè la parte in verde, la terz'ultima colore partendo dal basso andando verso l'alto, possiamo notare appunto che le famiglie hanno molte più attività finanziarie, una cifra che è pari a 3.951 miliardi rispetto alle loro passività finanziarie che equivalgono a 2.627 miliardi. Risalendo vediamo invece il rosso qual è la situazione delle amministrazioni pubbliche. Qui si vede abbastanza in maniera netta che le amministrazioni pubbliche hanno molte più passività, 2.627 miliardi rispetto a quello che è il loro valore delle attività finanziarie, 506 miliardi. La parte in blu invece riguarda il rapporto dell'Italia con il resto del mondo. Il resto del mondo quindi ha emesso passività nei confronti dell'Italia, quindi ci sono soggetti in Italia che hanno attività rispetto al resto del mondo per 2.068 miliardi, mentre le attività del resto del mondo rispetto all'Italia, quindi il debito che l'Italia ha con il resto del mondo, è superiore ed è pari a 2.548 miliardi. Quindi in questo grafico si vede bene il concetto che esprimevo prima: ogni attività equivale necessariamente una passività. La cosa interessante che però possiamo notare è come fa il settore cosiddetto privato, quindi quello fatto da famiglie, aziende e banche, ad avere una posizione netta positiva. Con posizione netta intendo che il valore delle attività all'interno del settore privato è superiore al valore delle passività all'interno dello stesso settore privato. Si vede infatti dal grafico che abbiamo appena visto che tutte le varie sfumature di verde per quanto riguarda il lato delle attività sono superiori a quello delle passività. La cosa diversa invece riguarda le amministrazioni pubbliche, che hanno una posizione netta negativa, debitoria, infatti le passività sono superiori alle attività. E lo stesso vale per l'Italia nei confronti del resto del mondo. Ho visto dall'altra parte il resto del mondo vanta più attività rispetto a quante passività nei confronti dell'Italia. Quindi possiamo riassumere tutto questo andando a vedere questo secondo grafico, che rappresenta appunto la posizione netta, attività meno passività. Vediamo che il settore pubblico ha una posizione netta negativa pari a 2.100 miliardi, il settore privato invece ha una posizione netta positiva, quindi significa che ha più attività rispetto a passività, per 1.640 miliardi, e lo stesso vale per il resto del mondo, che ha 480 miliardi di attività in più rispetto alle passività nei confronti dell'Italia. Quindi, a che cosa ci serve tutto questo? A capire che nel momento in cui noi abbiamo una forma di risparmio, che può essere una banconota, può essere un'obbligazione pubblica, un'obbligazione privata, un deposito bancario, significa che qualcun altro ha una passività. Nel caso specifico, se noi deteniamo una banconota, questa è una passività della banca centrale; se abbiamo un'obbligazione privata, è una passività di una compagnia, di un'azienda che ha emesso l'obbligazione; se abbiamo un titolo di Stato come forma di risparmio, quella è una passività invece del governo; se abbiamo un deposito bancario, si tratta di una passività della banca nei nostri confronti. Quindi tutte le attività e tutte le passività, come abbiamo visto dal grafico prima, si assommano a zero. La cosa importante da capire è quindi che se un settore, rivedendo di nuovo il grafico, vuole avere una posizione netta positiva, cioè più attività
che passività, necessariamente un altro settore deve essere nella situazione inversa. E venendo a questo grafico possiamo vedere che se nell'ipotesi che viene spesso paventata si iniziasse ad azzerare il debito pubblico e quindi si andrebbe a ridurre la posizione netta dello Stato diminuendo quelle che sono le sue passività, inevitabilmente si andrebbe a ridurre anche il livello delle attività di altri soggetti nazionali, come nel caso specifico dell'Italia per lo più, e anche esteri. Quindi quando si dice di voler aumentare il risparmio, quello che si sta dicendo implicitamente è che è necessario aumentare anche il livello del debito. Risparmio e debito sono le due facce della stessa medaglia. Nel caso del settore privato, quello fatto da famiglie, aziende o altri soggetti come istituzioni monetarie, se si vuole aumentare questo risparmio significa che deve aumentare per forza il debito di qualcuno. Le opzioni sono soltanto tre: o aumenta il debito privato, o aumenta il debito pubblico, o aumenta il debito estero nei confronti appunto del paese di riferimento, nel caso dell'Italia. Non ci sono quindi altre opzioni. Attenzione quindi quando sentite dire tagliare il debito, perché detto in un altro modo questa frase equivale a tagliare risparmio.